Allora, sono qui a rimontare le parti che aspettavo e è arrivato quello che aspettavo, è una parziale revisione della distribuzione praticamente. Allora, questo è un pattino che era usurato dallo sfregamento della catena, poi ho tutte le altre parti che sono arrivate, pattino questo che l'ho già cambiato, uno è da quest'altra parte, eccolo qui, anche questo lo cambio, c'è l'usura, ce l'ho, e altre parti che andrò a sostituire con peso O-ring, con peso tutto. Queste sono le cam con la catena che vanno rimesse poi in sede qui dove c'è i cuscinetti. Questa è la pompa dell'olio, lì poi ci sono i suoi ingranaggi, la catena, le punterie, le rulliere, diciamo. E queste sono le camme, ora sono rovesciate, non si vedono bene. Durante il rimontaggio ci sono dei segni durante il rimontaggio da rispettare, che sono praticamente questi. C'è un segno lì e un segno qui che devono, e anche segni qui sull'ingranaggio che devono combinare perfettamente così, sia nello smontaggio che nel rimontaggio. Nello smontaggio vanno messe, il motore va fatto girare in posizione che vada, i segni vadino così, e poi chiaramente va rimontato, il motore rimane fermo lì, va rimontato, e così anche gli ingranaggi della catena, e c'hanno dei segni, uno è questo e un altro è qui, anche questo qui, che vanno rimontati praticamente pari pari, come avendo rimessi inizialmente così, vanno rimontati così perché rimanga la fase giusta della distribuzione. Oh, la moto è qui, si vede che è stato smontato tutto, anche le aste, i carte delle teste. Là dentro ora si vede male, c'è il cuscinetto di banco, le rulliere che sono queste, le rulliere delle cam che sono là. Ora queste sono quelle altre puntine che sono rimaste dentro. Qui c'è tutti i pezzi che poi vanno rimontati, tutti i pezzi che ho smontato per fare questa parziale revisione della distribuzione, che poi vanno rimontati. E questo qui che comincio a rimontare tutto. Oh, ora io faccio questo video e farò anche altri video, ma non dovete, diciamo, fare da voi, perché non è poi così facile. Ora avevo messo anche delle altre foto sul mio profilo Facebook, ma io lo sconsiglio comunque di fare certi lavori da soli, perché ci vuole un po' di esperienza, ci vuole gli attrezzi, ci vuole le chiavi, ci sono dei parametri da rispettare nel serraggio dei buloni, ci sono delle schede tecniche. Io ho tutto perché è 20 anni che ho la passione, ho fatto anche dei danni smontando sul mio, ho fatto anche dei danni che mi sono rimediato, perché quando faccio sul mio sono io responsabile di me stesso, e quindi lo sconsiglio. Cioè, io lo metto video, faccio vedere così, però sconsiglio di avventurarvi in certe esperienze di smontare cose, perché a certi livelli poi ci vuole l'officina, ci vuole l'attrezzatura, ci vuole un po' di sapere. Io ho detto, la passione, negli anni mi sono documentato, c'ho tutto, mano a mano che mi serviva l'attrezzo l'ho comprati, c'ho tutta l'attrezzatura, posso smontare completamente il motore e rimontarlo.
Poi l'Hadley specialmente sono motori semplici, ma nello stesso tempo sono fragili e hanno un loro equilibrio, quindi è facile, magari se avventurate a fare qualcosa, poi fate dei danni enormi e andate a buttare via dei soldi perché fate dei danni enormi, perché il motore dell'Hadley è semplice, ma quanto anche delicato e fragile. C'ha un suo equilibrio particolare che basta una cazzata e fate dei danni enormi. Comunque, io ho fatto un po' vedere qualcosa e fu in futuro farò anche altri video quando faccio qualche altro lavoro, così perché mi diverto, mi piace, ho la passione, ma mi raccomando, no, lasciate perdere, non è facile come sembra, non avventuratevi in certe cose e vi ripeto, perché poi rischiate di fare dei danni maggiori. Affidatevi a dei bravi meccanici e officine esperte in certe cose. Vi saluto ragazzi e ci si vede on the road, come dico sempre.